Salve, mi chiamo Francesco Iadarista. Quest'oggi cambiamo discorso e parliamo della Nike. Era il 1986 a San Felice a Cancello, in provincia di Caserta. Parlavo con mio nonno materno, ingegnere meccanico Francesco Morgillo, che lo conoscete già. Chi vede i miei video già lo conosce, questo signore qua. Parlavo con mio nonno. E appunto mio nonno ha intuito che il mercato americano era un ottimo mercato per quanto riguarda le calzature sportive, che in futuro, quindi dopo il 1986, le calzature sportive sarebbero state di moda, perché a suo tempo, nel 1986, portare le calzature sportive era una cosa molto trash, molto da cafone. E quindi mio nonno intuì che in futuro l'abbigliamento sportivo sarebbe stato di moda. E allora inventammo un nuovo marchio, quindi disegniamo un nuovo marchio insieme, il marchio della Nike a San Felice a Cancello, questo marchio qua famosissimo. E disegniamo questo nuovo marchio e lo impiantammo, quindi lo mettemmo negli Stati Uniti, grazie all'allora presidente Reagan, che appunto ci aiutò per quanto riguarda la parte burocratica. E questo è il 1986. E quindi mio nonno iniziò a disegnare le prime scarpe della Nike, il primo abbigliamento sportivo della Nike. Era il 1988-1989 e mi trovavo a Potenza e, siccome giocavo a pallavolo, ci capitò di andare a comprare delle scarpe a Solopaca, in provincia di Benevento. Andammo a Solopaca e comprammo delle scarpe. Io, comprando delle scarpe, vidi come erano fatte le scarpe nel negozio. Tornato a casa, mi mise a disegnare delle scarpe. Tra le scarpe che disegnai, che tra l'altro erano anche un brevetto, le scarpe della Silver, queste qua, che mia nonna materna, ingegnere Miele, ha progettato. Quindi disegnai queste scarpe, che erano un brevetto, e le scarpe della Shox, queste qua, un ottimo brevetto anche questo. E quindi, grazie a questi brevetti, la Nike diventò un'azienda molto molto grande. Arrivò il 1990 e io, giocando a pallavolo, quando finiva l'allenamento, schiacciavo a canestro. Essendo di statura alta e avendo un'ottima elevazione, schiacciavo a canestro. Un giorno, schiacciando a canestro, schiacciai con le gambe aperte e, tornato a casa, disegnai un nuovo marchio, questo qua. Disegnai questo marchio e chiesi a mia mamma di contattare la Nike, che doveva contattare a Michael Jordan, che era il cestista più famoso americano, appunto, che doveva contattare Michael Jordan per schiacciare nello stesso modo in cui avevo schiacciato io, naturalmente in partita. Schiacciò e quindi creammo, io e la Nike, creammo il nuovo marchio dell'Air Jordan, che sarebbe questo marchio che vi ho fatto vedere, questo qua, che è un marchio famosissimo, che c'ho anche ho comprato una maglietta di questo tipo, quindi è questo qua. Quando disegnai questi marchi, contattammo la Leni, che è un'azienda che avevo fondato nel 1980, per inventare i tessuti delle scarpe, che sono dei tessuti plastificati, che sono appunto dei tessuti che inventammo grazie alla Leni per salvare gli animali, altrimenti dovevamo sacrificare gli animali per la pelle. Quindi inventai la Nike. Un po' di tempo dopo, nello stesso periodo, nell'89-90, questo è il periodo, disegnai anche delle scarpe per l'Adidas, che non è la mia, è dei Dassler, che appunto è queste scarpe qua, le A3, chiamate A3 in onore della macchina dell'Audi, che ho disegnato io, e le scarpe della Trainer, queste qua che pure ho disegnato io, che non sono un brevetto, però erano molto vendute. E quindi in questo modo ho fatto vendere molto alla Nike e ho dato il mio contributo alla Nike, un contributo fondamentale. Oggi la Nike è amministrata da Donahoe e da Parker, due persone appunto che conoscono la mia famiglia, delle brave persone. Vi saluto, grazie dell'attenzione e arrivederci.